Buon pomeriggio, cari lettori di Bergamo News. Siamo con il senatore Antonio Misiani del Partito Democratico e commentiamo i dati di queste elezioni sia regionali che politiche. Senatore, com'è andata? Come giudica questa tornata elettorale? Beh, c'è un primo dato ed è la netta sconfitta del Partito Democratico e del centro-sinistra. Noi non ci nascondiamo dietro le formule e i numeri. È evidente che gli elettori hanno bocciato la nostra proposta politica e hanno premiato invece quella della Lega e del Movimento 5 Stelle in particolare. Si aspettava questi dati, questo lancio così, questo esploit della Lega. Beh, diciamo che le difficoltà del Partito Democratico e del centro-sinistra erano evidenziate dai sondaggi, ma soprattutto ognuno di noi le poteva constatare parlando con i cittadini e con gli elettori. Personalmente io immaginavo che la Lega superasse Forza Italia. Matteo Salvini ha gestito la campagna elettorale con messaggi molto netti, molto forti, che hanno avuto largo consenso in un paese spaventato dall'emergenza profughi, spaventato dalla questione sicurezza, e Salvini, che ha impresso al suo partito una svolta a destra, ha avuto gioco facile a convincere una larga parte dell'elettorato, come fanno in altri paesi d'Europa partiti come quello della Le Pen, Alternative für Deutschland, insomma i partiti di estrema destra, sovranisti, che hanno raccolto molti consensi nelle elezioni europee. Poi noi in Italia abbiamo il Movimento 5 Stelle, che ha una sua peculiarità, però insomma, il dato forte che emerge da queste elezioni è che c'è un largo consenso dei partiti antisistema che credo non abbia uguali in Europa. Una posizione anche molto, molto anti-europeista, credo. Ma Oppure ci sarà uno è spostamento? stata attenuata in campagna elettorale, perché sia Di Maio che Salvini hanno messo rapidamente in soffitta l'idea di fare referendum per l'uscita dell'Italia dall'euro, che sarebbero assolutamente folli e destabilizzanti. Quindi penso che i toni antieuropei, che erano buoni per convincere gli elettori, poi verranno rapidamente ammorbiditi nel momento in cui fossero chiamati a responsabilità di governo la Lega piuttosto che il Movimento 5 Stelle. Però indubbiamente la critica all'Europa, al progetto europeo, è un tratto che accomuna queste forze politiche con altri movimenti antisistema e sovranisti presenti in altri paesi europei. Che scenario si prospetta adesso? Un accordo Movimento 5 Stelle con Lega? Oppure potrebbero chiedervi come Partito Democratico un appoggio a un possibile governo di scopo? Ma la situazione è complicata perché nessun partito o coalizione ha una maggioranza autosufficiente alla Camera e al Senato. E questo è l'esito delle elezioni e bisogna prenderne atto. Io credo che il Partito Democratico debba rimanere all'opposizione. Noi abbiamo perso queste elezioni, dobbiamo essere coerenti rispetto al messaggio che hanno voluto lanciarci gli elettori italiani. Quindi io non credo che il Partito Democratico debba sostenere un governo del Movimento 5 Stelle, né tantomeno un governo espressione del centrodestra. Spetta ai vincitori di queste elezioni trovare i numeri in Parlamento necessari per varare un nuovo governo. Col senno di poi, questa legge elettorale è giusta e adatta al paese oppure era forse meglio un sistema più maggioritario? Ma il problema è che un paese con un sistema tripolare, cioè con tre poli anziché i due che abbiamo conosciuto nei 20 anni della Seconda Repubblica, può darsi la legge elettorale che si vuole, ma difficilmente qualunque tipo di legge elettorale offre una maggioranza in un sistema con tre poli e due Camere che hanno le stesse funzioni e le stesse competenze. È un rebus che qualunque specialista di leggi elettorali non saprebbe risolvere, quindi la vedo. Di sicuro questa legge elettorale aveva una componente maggioritaria, però non è stata sufficiente. Non so quale altro sistema però potrebbe garantire una maggioranza del paese. Forse un sistema a doppio turno, però abbiamo anche una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato quella parte dell'Italicum che lo prevedeva. Quindi anche il sentiero di una nuova legge elettorale, che potrebbe essere necessario percorrere, però un sentiero stretto. Vedrebbe a breve una nuova tornata elettorale per chiarire la posizione oppure
vede delle maggioranze possibili in Parlamento. Ma io ho molta fiducia nelle capacità del Presidente della Repubblica di gestire con saggezza ed equilibrio la fase che si è aperta dopo le elezioni del 4 di marzo. Spetta al Presidente innanzitutto verificare l'esistenza o meno in Parlamento di una maggioranza pronta a dare la fiducia ad un nuovo governo. Se tutti i tentativi andassero a vuoto, allora credo che sarebbe necessario rifare una nuova legge elettorale e poi chiamare nuovamente al voto gli italiani. Però questa è un'extrema ratio, bisogna prima verificare se in Parlamento c'è una maggioranza. E ripeto, spetta alle forze che hanno vinto queste elezioni assumersi la responsabilità di dare un governo al Paese. Per la sua formazione professionale, per le sue battaglie politiche, che cosa l'aspetta adesso del suo impegno all'opposizione? Ma Soprattutto su Bergamo. io cercherò dall'opposizione di continuare a lavorare sui temi che mi hanno impegnato in questi anni. A livello nazionale mi sono occupato di finanza pubblica, di enti locali e di politica economica e chiederò di poterlo fare anche nella nuova legislatura. Poi in questi anni abbiamo messo tanta carne al fuoco anche per quanto riguarda il nostro territorio. Vorrei per esempio ricordare i progetti infrastrutturali a cui ha lavorato Giovanni Sanga e altri e noi parlamentari del Partito Democratico sono stati avviati e vanno portati a compimento. Vorrei continuare ad impegnarmi sui temi dei comuni, della finanza degli enti locali, vorrei lavorare sui temi della coesione sociale, insomma della gestione delle risorse pubbliche in relazione al nostro territorio. Su questi temi io credo che continuerò a dare il mio contributo da un ruolo di opposizione, però anche dall'opposizione, se si lavora con spirito costruttivo, io credo che si possano raggiungere risultati importanti. Si aspettava questo esito anche dalle regionali, questa vittoria Bella. della Lega, questo sorpasso. Allora, sapevamo che la partita era molto complicata, a maggior ragione complicata in relazione all'abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni politiche. È evidente che c'è stato un traino delle elezioni politiche che ha segnato anche il risultato di quelle regionali. Tant'è vero che le preferenze che sono state espresse per le elezioni regionali sono in numero più contenuto rispetto al passato. Questo è il segno che ha prevalso il dato politico, il voto a simbolo. A prescindere dai candidati presidenti e dai nominativi in campo. Ciò nonostante Giorgio Gori è riuscito a spostare un pezzo di consenso nei suoi confronti rispetto al dato delle elezioni politiche, però il divario di partenza era talmente elevato che si è dimostrato impossibile ribaltare i rapporti di forza. Credo che il risultato però della città di Bergamo sia un risultato premiante per Giorgio Gori, per la sua figura. È un riconoscimento del lavoro svolto, insomma, ripartiamo per quanto riguarda il nostro territorio da questi numeri che sono positivi e incoraggianti in vista dell'appuntamento del 2019. Cosa consiglierebbe al sindaco Gori di rimanere in città e finire il suo mandato oppure di impegnarsi a regione all'opposizione? Ma io sono convinto che Giorgio Gori deciderà per il meglio, la scelta, la decisione è sua. Ecco, come cittadino che abita nella città di Bergamo, sarei felicissimo se continuasse a fare sindaco. Questo lo dico egoisticamente perché ho potuto apprezzare in questi anni il suo lavoro e le sue capacità. Non verrebbe però tradito una fiducia dei Lombardi, o i Lombardi capirebbero. Ma io la parola tradimento è stata evocata più volte. Io ricordo ancora i manifesti del centrodestra che dicevano Gori tradisce Bergamo perché va in regione. E poi abbiamo assistito Spero che se anche. Gori decidesse di tornare a fare il sindaco non facciano altri manifesti dicendo Gori tradisce il mandato dei Lombardi. Gori è un libero cittadino che si è presentato come candidato presidente, non ha vinto queste elezioni, è rimasto sindaco di Bergamo ed è rimasto in carica, poi spetta a lui decidere, sono sicuro che deciderà per il meglio. I manifesti non li vorrebbe perché ha uno spirito ambientalista o perché è una questione politica? Questa è una bella questa è una bella domanda. Sì, di carta meno la usiamo, meglio è per il bene dell'Amazzonia e del nostro pianeta. Scherzi a parte, la parola tradimento credo che dovrebbe essere bandita È una scelta che dalla dovrebbe dialettica fare. politica. Rispettiamo le libere scelte delle persone, purché siano compatibili con la legge e con la normativa, poi ognuno sceglierà secondo coscienza. Io non dico nulla sul fatto che i consiglieri comunali di Bergamo si sono candidati alle politiche, molti di loro sono stati eletti, congratulazioni, andranno a Roma e non faranno più consiglieri comunali, ma nessuno di noi si sognerebbe di dire che hanno tradito il mandato dei bergamaschi che li hanno eletti consiglieri comunali. C'è una nuova squadra di onorevoli senatori che scendono a Roma.
Lei pensa di aiutarli anche solo perché sono bergamaschi, di indirizzarli un po' per il bene del territorio? No, io non mi permetto Vista la sua esperienza politica. di indirizzare nessuno, per l'amor di Dio. Poi chi mi chiede una mano gliel'ho sempre data, non guardo al colore politico, ma all'interesse della comunità bergamasca, le cose concrete. Quindi io sono sempre a disposizione di tutti, come sono sempre stato, ma non è che abbia particolari lezioni o insegnamenti da impartire ai nuovi colleghi, sono tutte persone in gambe capaci e sono sicuro che si impegneranno al massimo. Bene, la ringraziamo per essere stato con noi e buon impegno per il suo mandato politico. Grazie, buon lavoro a voi.